siete anche in tante persone per confermare anche l'ingresso nell'organico della nostra società di due persone che verranno a darci una mano in maniera sostanziale, nelle figure di Carlo Foglia, che è stato annunciato come allenatore da diverse parti, ma non è... Dimmi. Ma te sei troppo avanti, c'è niente da fare. Sapevi già tutto. Però il rientro di Carlo, possiamo parlare seriamente, il rientro di Carlo Foglia con la veste di club manager svolgerà una funzione importantissima. Carlo ci ha già dato una mano nel finale della stagione scorsa e adesso lo verrà a fare in pianta stabile, ricoprendo una carica, diciamo, di responsabilità di trade union tra la società e tutte le parti diciamo, della società che svolgono compiti diversi, dall'amministrazione allo sportivo. Perché guardi male, Fabio? Perché, essendo più anziano e parlando come manager, non ho capito la carica. Club manager. È una figura che è stata istituita da poco tempo da società di più alto profilo. Siccome noi siamo brutti, bassi, grassi, però stiamo cercando di renderci il meno brutti possibile, e nel farlo ricopriremo anche un ruolo di questo genere con una persona di estrema saggezza come Carlo Foglia, che ha già avuto modo di dare una mano a questa società nel passato, due anni fa, l'anno scorso sono subentrate delle problematiche diverse, nel finale di stagione ci ha già dato una mano e adesso quest'anno ci viene a ridare una mano in maniera sostanziale. Idem Alessandro Cecon, che è una persona amica che di traverso qualche piccolo aiuto l'ha sempre dato, lo farà in maniera anche lui diciamo più concreta e istituzionale. Lui ricoprerà un ruolo di relazioni esterne, responsabile per le relazioni esterne, e siamo molto contenti di poter aggiungere due figure nel nostro organico, perché siamo sicuri che pezzo per pezzo diventeremo meno brutti di quello che tutti ci vogliono far apparire. Basta, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Nello specifico, in cosa consiste la tua innanzitutto volevo precisare alcune cose, perché in questi giorni ho vissuto un po' sulle montagne russe, cioè sarei passato dalla seconda categoria alla Serie A, e nessuna di queste due cose è vera. Una perché è un caso di omonimia, l'altra perché io l'anno scorso sono stato costretto per motivi personali a lasciare l'incarico che avevo. È l'anno c'è un risvolto anche sentimentale, se volete, perché è l'anno del centenario, ma per me è l'anno del cinquantenario, perché nel 67 giocavo nel Savona, nei ragazzi del Savona, e quindi combinazione va bene così. Poi vabbè, da calciatore, quando i pali erano quadrati e i palloni erano pesanti, ho giocato qua nelle squadre d'eccellenza, promozione in regione a Savona. Poi ho fatto altro nella vita, ho sviluppato altre attività professionali e quando sono andato, come si suol dire, in quiescenza, mi sono riavvicinato al calcio, e mi sono riavvicinato al calcio secondo me nel modo migliore, cioè allenando ragazzini, Veloce, Varazze, eccetera, squadre dove avevo militato, per cui la mia, tra virgolette, savosinesità dal punto di vista calcistico è fuori di dubbio, insomma. Due anni fa ho avuto la fortuna di essere, e sottolineo la parola fortuna perché ci tengo, di essere contattato dal Savona, quindi per me è stato come un ritorno a casa, per accompagnare gli allievi nazionali in Lega Pro in quella cavalcata bellissima che si è fatta, ed è stato un periodo di grande soddisfazione, perché innanzitutto poi ho conosciuto dei ragazzi veramente, non solo dal punto di vista calcistico, ma dal punto di vista umano, di valore, e mi fa piacere aver sentito dal direttore sportivo che qualcuno va in ritiro. Per cui questo fa molto piacere, e credo che una società come il Savona questo lo debba sottolineare. I risultati del settore giovanile, parlo degli ultimi due anni
primo anno l'ho seguito, il secondo anno l'ho seguito dall'esterno, ma sempre con lo stesso affetto, hanno portato dei risultati che credo che siano da rimarcare. E da rimarcare anche come riavvicinamento della città alla squadra di calcio che porta il nome della città. Il presidente e altri dirigenti mi hanno proposto di svolgere un tipo di attività che, parliamoci francamente, con la parte sportiva e la parte del campo non c'entrano assolutamente niente. Cioè siamo sul versante, chiamiamolo così, organizzativo e gestionale della società, in coordinamento con tutte le altre persone che già stanno operando in società, senza visioni gerarchiche o cose del genere. Riteniamo tutti, io personalmente, anche facendo tesoro delle mie esperienze professionali, riteniamo tutti che più persone danno una mano in una società come la nostra, non dimentichiamoci che oggi siamo diventati, credo possano dare un contributo. Le altre persone è quella di sostanzialmente, io amo dire, migliorare il biglietto da visita di quando il Savona si presenta. Cioè migliorare il biglietto da visita significa dare un'immagine della società che sia ancora migliore. Io francamente mi auguro che quest'anno sia stato già importante per far capire a chi forse non l'aveva ancora capito che la serietà dell'attuale dirigenza e di tutta la società, e qui accomuna davvero, senza voler ripetere quanto ha detto chi mi ha preceduto, da chi può innaffiare il campo sino al presidente, la serietà credo che sia la parola giusta per definire davvero tutte le componenti che seguono e che aiutano il Savona Calcio. Abbiamo un auspicio che forse è un po', non so, qualcuno potrà dire aria fritta o cosa già detta e ridetta più volte, è quella forse di, credo, di riavvicinare un po' Savona al Savona Calcio. Io, per quello che sarà il mio compito, sarà quello di farlo a cominciare dalle istituzioni, per poi far capire a tutti, quindi al tifoso che viene allo stadio, come a tutte le persone che operano anche nel calcio dilettanti, che come noi tutte le domeniche vanno sui campi, mi riferisco a tutte le altre società, che il Savona Calcio è una società seria, che cerca di operare al meglio, con i limiti, e che cerca soprattutto di migliorarsi sempre. Cioè il fatto di vedere oggi l'amico Carlo Foglia o altre persone, anche il sottoscritto, lo dico francamente, che provano a dare una mano, è solo ed esclusivamente per cercare di migliorare, perché secondo il mio principio, senza voler sminuire, ma c'è sempre da migliorarsi. Quindi in quest'ottica credo che sia importante l'aiuto che tutti possono dare nel loro piccolo e per portare a quello che poi tutti si auspicano, almeno i tifosi del Savona se lo auspicano, no? Cioè il risultato sportivo, perché il risultato sportivo si consegue anche attraverso la buona gestione di una società, il lavorare in un certo modo e quindi arrivare poi all'obiettivo, perché il presidente magari nessuno lo vuole sentir dire, ma si è parlato di come giustamente siamo una società dilettante, perché sappiamo tutti siamo una società dilettante, ma che nei dilettanti, per quanto mi riguarda, ci vuole rimanere molto poco. Questo è quanto. Grazie. Detto che non lancio proclami. No, l'ho fatto io. Ha rovinato tutto. Direi che ci vogliamo stare molto poco. Se qualcuno la pensa diversamente, per le società credo che il risultato sportivo sia quello, no? Giusto?